Buongiorno e grazie per l'invito ad intervenire. La questione della condivisione delle tecnologie, delle conoscenze è fondamentale e lo vediamo su diversi piani, cioè lo vediamo a livello della salute, per esempio, no? Abbiamo portato e portiamo sempre avanti questa battaglia, questa lotta per poter condividere la tecnologia del vaccino, le conoscenze scientifiche attorno al vaccino. Ed è fondamentale perché se condividiamo questa tecnologia, allora ci saranno più fabbriche, più aziende ovunque nel mondo a poter, come dire, produrre questo vaccino. Sembra logico, no? Ed invece no, c'è un monopolio delle grandi aziende multinazionali europee e occidentali. Che tramite il brevetto impediscono la condivisione delle tecnologie. Perché? Perché chiaramente con una concentrazione delle conoscenze qui al nord o in occidente si favorisce la competitività delle aziende, delle multinazionali occidentali. E lì si vede subito che c'è una contraddizione fra la logica del profitto e quella del bene comune, della salute pubblica a livello mondiale, perché la salute pubblica richiederebbe giustamente una condivisione delle conoscenze ed invece i profitti, quello che si chiama competitività, praticamente si può ridurre al profitto, perché è di quello che si tratta, poi dei dividendi per gli azionisti. E si vede che c'è questa contraddizione fra, da una parte, no, noi vogliamo mantenere il controllo, il monopolio sulle conoscenze per poter andare avanti in borsa, per poter dare i soldi, i dividendi agli azionisti, e dall'altra parte i bisogni della popolazione a livello mondiale che richiederebbe di poter avere accesso a un vaccino e così salvare vite ovunque, no? Quindi si vede questa contraddizione e questa contraddizione si vede anche a livello climatico, cioè a livello climatico le tecnologie verdi, no? Richiederebbero che ad essere condivise ovunque nel mondo, perché in quel modo possiamo accelerare la transizione climatica ovunque nel mondo, dal Brasile al Bangladesh, ed invece la politica europea prova a concentrare, a favorire, a stimolare la tecnologia verde in Europa, nelle mani, a mantenere quelle tecnologie nelle mani delle multinazionali europee, piuttosto che aprirle a tutti, no? E così anche lì si vede la contraddizione fra monopolio da una parte e bisogni, diciamo, della popolazione mondiale, del pianeta, dall'altro. E quindi è lì che dobbiamo cambiare politiche, che dobbiamo dire la priorità nelle nostre politiche industriali, di ricerca, quel che siano, deve essere di sviluppare tecnologie e di condividere le migliori tecnologie quanto prima. D'altronde, questo permette anche di collaborare a livello dello sviluppo della tecnologia, della scienza, delle conoscenze, no? Non solo a livello della salute, del clima, ma anche in altri ambiti. Cioè, mettiamo insieme tutte le conoscenze, quello che si chiama open science o altre tecnologie, per insieme avanzare, per il bene comune, il bene pubblico, piuttosto che dire no, noi favoriamo i profitti, la competitività. Ed è una logica completamente diversa, di quello che abbiamo oggi in Unione Europea, dove la Commissione Europea parte della competitività delle aziende e poi vede quali politiche possono contribuire. E no, noi dobbiamo dire, dobbiamo avere prima come obiettivo il sociale, il clima, la salute, e poi vedere quali politiche possano servire a stimolare la salute ovunque nel mondo. Ecco, questa rottura la dobbiamo imporre, la imporremo soltanto con la mobilitazione di tutti, che sia in Europa, nei diversi paesi e anche a livello globale, perché chiaramente sono chiaramente delle sfide globali. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con questo seminario.